Napoli ha preso una decisione importante riguardo il prosieguo di questa sessione estiva di calciomercato. L'addio sarà definitivo. Il mercato del Napoli non viaggia ad una velocità tale da far stare tranquilli i tifosi. Una volta arrivati i tre primi acquisti, di fatto, il club è andato incontro ad una situazione di stasi che probabilmente non si aspettava nessuno. Molto passa dalla cessione di Victor Osimhen, che dovrebbe far entrare nelle casse del club i soldi necessari per andare avanti ed eventualmente completare il calciomercato. Ad oggi, però, l'attaccante è ancora in ritiro con la squadra e la situazione sembra difficile da risolvere. Il Paris Saint-Germain non vuole pagare la clausola rescissoria, si cerca uno sconto al presidente Aurelio De Laurentiis, che al momento sembra voglia fare muro. I francesi non insistono, magari nella speranza si possa arrivare alla fine di questa sessione estiva di calciomercato con un presidente più morbido e pronto a cedere Osimhen anche ad una cifra inferiore. Ad oggi, però, tutto questo sta ovviamente condizionando il lavoro di Antonio Conte, che sta lavorando con quelli che ha in rosa senza, però, poter contare concretamente sull'attaccante che nella sua mente dovrebbe interpretare il ruolo di titolare il prossimo anno, Romelu Lukaku. Insomma, l'attacco del Napoli è un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Nel frattempo, Giovanni Manna continua a lavorare anche sulle cessioni, ed una di queste riguarda proprio il reparto avanzato. Napoli, addio Khedira, il club ha preso una decisione importante. Walid Khedira ha disputato un'ottima stagione lo scorso anno con la maglia del Frosinone, l'attaccante si è ben messo in mostra ed ha cominciato questa fase prestagionale con la speranza di poter colpire Antonio Conte e giocarsi le sue possibilità in casa azzurra. Non sembra, però, che l'attaccante marocchino sia effettivamente riuscito a convincere l'allenatore, ed infatti in questi giorni si sta parlando molto della sua possibile partenza. Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, Parma e Cagliari si sarebbero messe sulle tracce di Khedira e sarebbero pronte a mettere le mani sul giocatore. Il Napoli, dal canto suo, ha preso una decisione importante. Il centravanti classe 98 lascerà Napoli a titolo definitivo. Niente prestito, come si era ipotizzato in un primo momento, ma un addio vero e proprio. Nelle prossime settimane dovrebbero esserci rivolti importanti e decisivi per il futuro dell'attaccante.